Interessante, Gir. Che cosa ci fai qui? Demonio me han echado de la tierra. Quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón aunque mi bala te hiera y deba salvarte yo. Abrazarte hasta perderme, que el cielo se quede lejos. Quiero quedarme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas. Senta, io non c'entro niente, non c'entro niente questa volta. Certo, non sono certo. Stato io, davvero. Io l'ho solo trovato a terra e l'ho riportato. Non penserei che io creda a una scusa infantile come questa. Sarà infantile, ma è la verità. È la verità, sono venuto a riportarlo. Non c'entro niente. La verità è che tu hai appena commesso un furto, un reato. Contro il signor Dunoff, addirittura. È gravissimo. Le ho già spiegato che non sono stato io. L'ho solo trovato per terra, sono venuto a restituirlo. E allora perché sei venuto qui al buio in punta di piedi? Dammi retta, fai i bagagli perché sto per rispedirti a casa. A lei non interessa sapere la verità. Cerca solo un pretesto per cacciarmi da qui. Ma le ripeto che non sono stato io, non c'entro niente. Non è vero, Gir, stai mentendo. È vero, sta mentendo. Mente, è vero, mente. Non ha trovato lui il registratore per terra, come dice. Visto? Lo sapevo. In verità a ritrovarlo sono stato io. E gli ho chiesto di restituirlo. Ma io credo che in realtà... No, come sarebbe? Metti in dubbio quello che ti dico? O peggio, pensi che io stia mentendo? Spero proprio che quelle vipere credano al finto invito. Ah, certo che ci crederanno. Sono solo delle occhette stupide. Sì, proprio oche. Feli, perché quella faccia? Stiamo architettando una vendetta, non sei convinta? Sì, certo, però a me dispiace per sé. Ah, sì? Ti pareva? E per quello che hanno fatto a noi non ti dispiace? Hanno registrato la nostra riunione. Sì, però cosa, Feli? Però un bel niente, va bene? Avevi detto che ci avresti aiutato e così farai. Appena arrivano, tu farai la tua parte come avevamo detto. Non no, so se certo mi va di farlo. Ti va, certo, vai certo. Come? Ciao, ciao. Ora mi vado a letto e non ti azzardare a no, chiamarmi. Io invece sono mi faccio un bel bagno. Ho proprio bisogno di rilassarmi. Rilassarsi è... Conosco una spa fantastica. Vai lì e ti fanno dei massaggi che ti fanno sentire come sì, nuova. Sì, certo, Feli, ma le spa costano tanto. Lo so che costano tanto, ma io ho i miei agganci. Ho saputo che il padre di Mia è socio di una delle migliori spa di tutto il paese. E a noi non importa proprio nulla, giusto? Sì. Sol, io lo so che a te piacciono tanto tutti quei trattamenti sì. di bellezza. Quindi se vuoi posso provare a farti entrare gratis, che ne dai, dici? Dai, sarebbe davvero bellissimo. Sì, ma se c'è di mezzo Mia, a me non interessa. Sì, va bene. Andiamo. Mi ha detto di non andare più da sua madre. Dice che Fernanda gli ha fatto aprire gli occhi. E poi mi ha chiesto di smetterla di aiutarlo. Per questo sto male. Va bene, adesso basta. Devi dimenticarti di lui, della madre impazzita, di Fernanda, di tutto. No, basta. Non so se posso farlo. Certo che lo puoi fare. Dobbiamo concentrare le nostre energie su Mono. Deve introdursi nella Arex e scoprire chi è Blas, capito? Lo cacceranno dalla scuola, che bello, vedrai! Sì, hai ragione. E Manuel? Avrà rimesso a posto il registratore? Perché non lo chiedi a Mia? No, lei lo saprà. No, no, perché è una stupidina che non si è fidata di me quando volevo aiutarla. Ti quindi sei intromessa no. in una cosa che mi non ti riguardava. Mi ha dato fastidio quello che avevano architettato quelle vipere. Non le sopporto. Ma te che importa? Niente, non lo so. L'ho fatto senza pensarci. No, deve essere Blas. Penserà che ho detto una forza, bugia. Forza, dai, mettiti giù. E tu che vuoi? Sono venuta per chiederti scusa perché non mi sono fidata di te. E ti ho portato un pensierino. Non si aggiustano le cose in questo modo. Mi sembrava un'idea carina. Tieni. Va bene. Grazie. Se mi odi tanto, perché mi hai aiutata? Perché non sopporto che si approfittino delle mie amiche stupide. Grazie. Dai, tieni, prendilo. Questo è il numero di telefono di una signora fantastica che organizza mostre d'arte per beneficenza. Sì, che ci faccio? Dimmi, ma come che ci faccio? Non abbiamo detto che avremmo fatto della beneficenza. Insomma, dobbiamo solo telefonarle e dirle che siamo disposte a collaborare con lei. Solo una cosa.
Magari è meglio se ti metti un cappello, perché con quei capelli è facile che non ti facciano entrare, lo capisci, vero? Va bene, sai una cosa? Oggi abbiamo parlato anche troppo per i miei gusti, quindi ciao, ci vediamo! Allora non mantieni la tua parola? Sai che cosa penso? Per me aiutare vuol dire fare qualcosa, non stare a prendere il tè! Io almeno ho fatto qualcosa, vediamo, tu che suggerisci? Forza, sentiamo! Niente! Perché non mi va di perdere il mio tempo con una che non ha cervello! Questa ragazza senza cervello, come dici tu, ha trovato questo, invece tu non hai niente in mano, capito? Sì che ce l'ha! Sì che ce l'ha! Conosco un posto dove hanno veramente bisogno di aiuto e di gente volenterosa. Voi siete disposte? Dove? Non lo posso dire. Non può dirtelo! Dove? Non posso dirtelo, metterai nei guai una persona. Luan, a me puoi non dirlo? Non posso. Luan, chi è? Octavio. Che c'entra lui? Perché dovresti metterlo nei guai? Parla, perché tanto io lo odio quel soggetto, è il peggiore che abbia mai visto. Octavio è in gamba, no, te l'assicuro. No, che non lo è. Certo, sì, è in gamba. Perché vi ha dato 3 ore di festa in più, allora vuol dire che è in gamba, per favore. Zitta, 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 dai, dai, parla. Come sta Lola? Bene, credo si sia addormentata. Ci credo. Ecco, entra. Grazie. No, grazie a lei davvero. No, non deve ringraziarmi di niente, Manuel. E poi, se posso essere sincero, mi ha fatto davvero piacere tappare la bocca a quell'energumeno. Io gli farei cadere tutti i denti. No, no, tu ora devi calmarti, ok? Devi andare a riposare. Perché domani devi concentrarti bene sull'allenamento, campione. Hai capito? Sì, sì, sì. Eh? Cerca di fare del tuo meglio. D'accordo. Non deve avere alcun motivo, neanche uno, per parlare male di te, d'accordo? Sì, certo. Accompagnami alla Grazie. Porta. Bene, riposati. Grazie infinite. Subito a dormire, eh? Grazie. Di che parlava? Niente, mi ha salvato da Blas, tanto per cambiare. Ha proprio la faccia di uno in gamba, non è vero? Sì, è uno a posto, hai ragione. Mi dispiace di non poter fare quello che mi ha chiesto. Perché? Perché domani non vado all'allenamento. Cosa? Ma di cosa sei impazzito? No, non posso, ho deciso di scappare e tu mi aiuterai. Io? Non posso stare neanche un giorno senza di te. Ti amo. Oh. No! No! Lasciami! Ai! Signora, che ha combinato? Che no. Le mi ha spaventato? No, no, niente, è stato solo un brutto incubo. Oh, che risveglio. Oh, accidenti, ma sono 6 ore che stiamo dormendo. Il carro attrezzi non è arrivato! Lo chiami e protesti! Ah, sì! Pronto? Mi sente? Chiamo per un reclamo! Sì, perché il carro attrezzi non è ancora arrivato! Sapete che cosa siete? Siete degli imbroglioni, degli imbecilli e inutili! Come vi permettete, idioti? Come? Sì, il mio numero di tessera è il 425. Certo! Come? Cosa? Hanno bussato alla porta un quarto d'ora fa e non ha aperto nessuno? No, ho capito. Mi scusi, no. Scusi, lei ha tutte le ragioni del mondo. Lo sa che cosa c'è? È che a volte sono un po' impulsiva e poi mi sono appena svegliata, ecco. No, io... No, io mi scuso. Sì, va bene, ma no. Non si preoccupi. Arrivederci. Oh. Che bel risveglio, non è vero, signora? Perché non li ha fatti ritornare? Oh, no, guardi, perché mi vergogno troppo. Oh, oh mamma mia. Quindi non ha altra scelta che restare a dormire qua? Oh, no, non ci penso nemmeno, no. Vorrà dire che chiamo un taxi e me ne vado. Anzi, ne conosce uno di fiducia? No, e lei? No, nemmeno io. Allora le chiedo un favore, non faccia la difficile. Stanotte resti qui, ora le cerco qualcosa da mettersi. No, addosso, ma che okay? Si è messo in testa? Che io indossi le camicie da notte delle sue amichette? No, non è il caso. Signora, e poi le cose di mia mi stanno piccole, preferisco restare così, le chiedo, ecco. Un favore. Non faccia la difficile. D'accordo. Le vado a prendere una camicia da notte e torno subito. Che fai? Facevo una prova di telepatia per svegliarti e ci sono riuscito. Però guarda che io mi sveglio sempre alla stessa ora. Ah, quindi non ho poteri? No. Va bene, senti, sono venuto qui per parlarti di quel progetto che ti avevo detto. Domani devo uscire. Sì, però non mi hai ancora detto come.
Per questo sono qua. Dimmi. Allora, uscirò dalla porta principale, ok? No, perché la porta principale è sorvegliata, non ci riuscire... Sì, lo so, aspetta, fammi finire. Funziona così, io mi nascondo da qualche parte e tu chiami la guardia e gli dici che c'è un pacco strano nell'ingresso. Quando la guardia viene a vedere cos'è, io me la svigno. Ah, sì, mi sembra buona come idea, ma dove lo prendiamo il pacco strano? Dai, questo è il meno, chiedo una cassadana ed è fatta. Mi aiuti? Sì, va bene. Perfetto, ora viene la parte difficile. Feli. Che c'è? No, è che volevo chiederti una cosa prima che si sveglino tutte le altre. Sì, dimmi. È per quella cosa della spa. Sì? È una trappola di Mia. No, perché dici così? No. No, perché ho pensato che magari vuole vendicarsi di me. Non no, lo so. No, assolutamente. Sicura? Sicurissima. Sì. Bene, lo sai che io mi fido di te perché tu sei la mia migliore amica. Poi puoi trovare... 2 inviti per me per entrare in quella spa che dicevi. Va bene, domani ti porto sì? 2 inviti. Oh, grazie. Sì. Continua pure a dormire. Sì, va bene. No! Sveglia! Basta, sveglia, forza! Basta. Pronti per l'allenamento, su! Tra 5 minuti vi voglio qui sotto, va bene? Chiaro? Aspetti, svegli quello di sopra che deve truccarsi. Fuentes non fa parte della squadra, quindi può dormire quanto vuole. Su, sbrigatevi. No, non ci posso credere. Non lo sopporto più, prima o poi lo prendo a calci. Ragazzi, sbaglio o ho sentito qualcuno che bisbigliava nella stanza? Ah, e poi sarei io la femminuccia. Ti sembra uno che va a letto con i tappi? E non rompere sempre le scatole. Ti spacco la faccia. Guido, tieni, c'è un messaggio per te. Un messaggio per me? Un messaggino della fidanzatina, forse? Sarà Agustina che mi chiede. Che c'è? Non è di Agustina? No, è mia madre che mi aspetta al negozio. Va benissimo. Perché fai così? È al lavoro, ti prendi i soldi. Sì, va bene, ma ci speravo. Credevo fosse Agustino. Non era la sua letterina, vero? Zitto, deficiente! Dai, vieni, sbrigati. Lola, dobbiamo farlo proprio adesso. Sto morendo di sonno. Guarda che quella che dovrebbe stare male sono io. Non hai idea di come mi sento sì, la testa. Sì, lo so, è il solito mal di testa che ti viene quando prendi una sbornia. Se non avessi bevuto così tanto. Va bene, tanto. Basta prediche. C'è già mia sorella che rompe abbastanza. Ora pensiamo solo a questo. A cosa? A questo. Tieni, prendi e mettilo nello schedario di Carme. Io? Sì. Perché io? Come perché? Perché io ti faccio da palo e poi oggi non sono in grado di fare queste cose. Dai, vai, io vado fuori a farti da palo. Il professore mi vuole interrogare, ma io non sono... Che fai? Niente. No, ecco, beh, faccio un giro per farmi passare questa nausea, ecco, sì. Hai ancora la nausea? Più o meno. Ah. Posso darti un consiglio da amico? Certo. Sai com'è, sono un po' preoccupato, perché non ti prendi un antiacido? Grazie per il consiglio, ma penso che non dovrei bere più tutto qui. Ma tu che fai a quest'ora? Se posso... No, niente, ho l'allenamento. Grazie alla tua amica Marizia. Beh, io invece devo stare qui dentro tutto il pomeriggio, che fortuna. Se vuoi puoi venire con noi, puoi accompagnarci. Davvero? Sì. Bene, posso venire nel pullmino? No, non credo che Blast Boy... Va bene, non importa, prendo un taxi. Bene, vieni, andiamo. Ti do l'indirizzo. Marcos, chiama, ti prego, ma chi aspetti? Ciao, come va? Ti do io il cambio, va bene? Sei arrivato giusto in tempo, vado un attimo su e torno. Perché? Oh, niente, uno dei ragazzi dice che hanno trovato un pacco sospetto. Vado al volo a vedere di che si tratta. Ti aspetto. Tu mi aspetti qui, vero? Ah, stai attento, Blast dice che non vuole che esca nessuno del quarto anno. Va bene, d'accordo? Stai tranquillo. Ok, bene. Interessante, Delight. Che cosa sta facendo? Niente, le posso spiegare. Ah, mi può spiegare, eh? Che cosa? Che sta frugando tra i documenti dei professori? Bene, non si preoccupi, non mi dica niente. Spiegherà tutto direttamente al preside e ai suoi genitori, li convocherò oggi stesso. No, la prego, professore, non lo faccia. Non ho altra scelta, sono obbligato. Si ricordi che dopo l'allenamento io l'aspetterò all'ingresso. Sì. Molto bene. Prego, passi pure.
Niente, doveva essere uno scherzo. Non è uscito nessuno, vero? No, no. Ah, no, bene. Appunto. Bene, bene, perfetto. Permesso. Ragazzi, avete visto Manuel? Si sta depilando. Divertente, perché non torni a letto? Magari. Lasciami. Marcos, Marcos, che hai fatto? Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Hai visto Manuel? Perché mi doveva riportare una cosa e non so che fine abbia fatto. A te non ha detto niente. No, vedi qualcosa? Magari di sopra, perché non la cerchi? Dai, vai a chiamarlo. Vai a cercarlo, dai, vai a cercarlo. Arrivo, arrivo. Deve essere l'alba. Che ora sarà? Santo cielo, sono già le 10. Pronto? Oh, tesoro, ma dove sei finita? Che succede, Hilda? Ti sento piuttosto preoccupata. Ero io ad essere preoccupata, cara. Perché? Cosa è successo? No, niente, mi sono alzata, non eri in casa e mi sono spaventata. Oh, ma perché non mi hai chiamato? Ma Sonia, ti ho chiamato una marea di volte e non mi hai mai risposto. Come pretendi che io stia tranquilla? Certo, che stupida che sono, è che avevo il telefono scarico, è stato solo per questo. Non sai che paura mi hai fatto prendere. Oh, scusami tanto, tesoro mio. Però la prossima volta avvisami se resti a dormire fuori. Pensa che sono venuta a scuola per vedere se Marizia ti aveva vista. Oh, senti tesoro, è che sono sempre stata sola e non sono abituata ad avvisare. Mi perdoni, non è vero? Va bene, non ti preoccupare. L'importante è che tu stia bene. Sto benissimo, tesoro mio. Ho avuto solo un problemino con la macchina. Ho bucato una ruota e allora sono dovuta restare per forza a dormire qui da culoggi. Ah, bene. Sei rimasta a dormire da... No, che cosa no, dici? Va bene, no, non mi devi spiegare niente. Sei una donna adulta e sai quello che fai. No, tesoro, guarda, non metterti strane idee in testa. Io ho dormito nella stanza di Mia e lui in camera sua. Credimi, non sarei insieme a un tipo del genere per tutto l'oro del mondo. Va bene, tutto a posto, allora. Senti, io torno a casa. Ah, salutami, Colucci. Andrade, le serve qualcosa? No, niente, Hilda. Bene. Buongiorno, come sta? No, ecco, ho avuto il turno di guardia stanotte. Sono stanchissima. Oh. Lascio questo documento qua e me ne vado a letto. Arrivederci. Ok, arrivederci. Dove sono Aguirre e Aguilar? Ora arrivano. Va bene, purché si sbrighino, è tardi. Mi porta in braccio. Se continuate così, ci alleniamo anche domenica mattina. Che volete fare? No, no, va bene, forza, svegli, a pulmino. Ho tanto sonno. Piantala. Ho tanto, Blas, tanto sonno. Blas, scusa, hai visto Manuel? No, non l'ho visto, lo sto cercando anch'io. Aguilar, dov'è Aguirre? Smettila di mugugnare, dimmi dove è finito il tuo amico, per favore. Ma... Non ti ho chiesto di sua madre, ti ho chiesto di Aguirre. Manuel è uscito per fare un favore a me. Chiedi? Cosa? Sì, ecco, mio padre voleva che stamattina andassi in clinica ad aiutarlo con mia madre. Ma dato che non me la sentivo, ho chiesto a Manuel di andare. Ma se prima lo stavi cercando di sopra, che dici? Io no. Non penserei davvero che creda questa idiozia. No, no, le sto dicendo la verità, non sto mentendo. Professore, siamo tutti pronti, dobbiamo aspettare ancora no, molto. No, finché non scopro dove è Aguirre, da qui non si muove nessuno, è chiaro? Bene, se non mi crede, chiami pure mio padre. Certo, lo chiamo subito. Come sono andati gli esami? Ah, sì. Buongiorno. Hai visto? Sì, tutto. Ah, mi fa piacere. Sì. Salve, buongiorno. Buongiorno. Sono venuta per un controllo. Avevo appuntamento alle 9. Una firma qui. Se come. Grazie. Ci sono qua io. Quanto ci metti? Prego, si accomodi. Forza, vai. È andato tutto bene. Sono contento per il medico, è stato bravissimo. Mi fa piacere. Sì, sì, assolutamente. Allora, Colucci, come si sente oggi con la schiena? Grazie al cielo, sembra vada molto meglio. E lei a cosa sta pensando? Hilda mi ha commosso, sa, perché era preoccupata per me. Beh, è normale che sia preoccupata, no? Vivete insieme. Sì, il fatto è che per un momento mi sono sentita come
come protetta, come se fosse la mia mamma. Le sembra una cosa stupida? No, no, al contrario. Mi sembra molto tenera. Il fatto è che io mi sento sola, senza famiglia, senza casa, senza niente. Davvero? Sì, sì. Non lo sapevo. Sì, sono scappata da casa quando ero piccola, perché mia madre non sopportava il mio modo di essere. Beh, in effetti ero un tipo abbastanza ribelle. Credevo che andarmene da casa fosse la cosa migliore. Ma in verità è stata un'esperienza terribile. E le assicuro che da quel momento soffro di una enorme mancanza di affetto. Una mancanza di affetto che purtroppo ad oggi non ho mai superato. Deve essere stato molto difficile. Probabilmente, sa, deve essere per questo che mi comporto così con Maritza, la mia piccolina. Perché non voglio che si trovi a vivere le mancanze che ho vissuto io. E così la asfissio con tutto il mio amore e la bacio in continuazione. Sonia, sua figlia deve essere orgogliosa di lei. Grazie, Franco. Non mi sembra vero che stiamo parlando così come due amici di vecchia data. Voglio dirle una cosa, Culocci, però non si offenda, eh. Quando lei si lascia andare un pochino, è una persona molto più interessante, mi creda. No, non mi offendo. La ringrazio per il complimento. A volte penso che la mancanza di affetto e la paura del compromesso siano stati il motivo per cui sono scappata quando ho incontrato il vero amore. Ad ogni modo, fa sempre in tempo a recuperarlo, se vuole. No, no. Il mio più grande amore ormai è diventato il mio peggior nemico. Sonia, lei ora deve guardare avanti. Pensare al futuro, non è più una ragazzina. Che cosa vorrebbe dire, scusi, che ormai sono una vecchia? Perché dovrei dire una cosa del genere, scusi? No, Culocci, perché lei finisce per parlare sempre della mia età. Se vuole le faccio vedere un documento, che so, il passaporto, così si rende conto che non sono così vecchia. Non voglio vedere niente. Sono giovane. No, niente, Culocci, la sua cosa. In fin dei conti penso che lei sia proprio come il lupo, tranquilla. Può perdere il pelo, ma non il vizio. No, Culocci, stia non calma, mi incanta. Si mi per sembrava favore, strano perché fa così adesso? Ma che no, motivo io me ne c'è? Vado da qui, la e sa perché? Perché questa è una tortura. Stava andando tutto così bene, stavamo facendo colazione. No, Culocci, lei è davvero una tortura, è una tortura sopportabile. Ma io sono bambina. Oh no, e si decide. Si decida una buona volta, perché qui o sono una bambina o sono una vecchia zitella. Signora, lo dica, non è possibile stare qui dentro. Senta, io me ne vado. Ma no, che le ha preso? Ma insomma, si calmi, per favore, venga qui. Perché all'improvviso fa così? Santo cielo. Sì, signora Aguilar, volevo solo sapere se Emanuele Aguirre è con lei. Sì, stanno sistemando la stanza di mia moglie e questo la innervosisce molto. Volevo che Marcos mi aiutasse a calmarla, ma siccome lui non se l'è sentita è venuto Manuel. Ma perché? Ci sono dei problemi? No, no, mi chiedevo solo se fosse con lei, è uscito senza permesso. È colpa mia, signora Heredia. Pensavo che di sabato il permesso non servisse. Ma non si preoccupi, lunedì ci parlo io con il preside. No, no, va bene, è tutto chiaro. Mi scusi per il disturbo e molte grazie, arrivederci. Allora? Suo padre ha confermato tutto. Visto che dicevo la verità, lei ha proprio la testa dura. Svelti al pulmino. Ci vediamo. Mia, che ci fai tu svegli a quest'ora? Niente, volevo chiedere a Manuel com'era andata col registratore, ma è già andato via. Ad allenarsi? No, no, pensa che carino. È andato in clinica dal padre di Marcos per aiutarlo con la madre. Oh, che carino. Sì, è un angelo, non è vero? Ah, senti, visto che sei sveglia, perché non mi accompagni a stampare i finti inviti? No, non posso, non posso. Devo fare una sorpresina a Manuel, voglio raggiungerlo e dirgli che sono orgogliosa di lui. Dai, pensaci tu agli inviti, d'accordo, ok? D'accordo, ok. Io vado a chiedere l'indirizzo a Marcos. Ok, a dopo. Ciao. Ciao. Marcos! No, 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 aspettate, aspettate! Non è possibile. No, non mi dire che sono già partiti, non ci sì, posso sì, credere, no! Sì, sì, via, credici. Accidenti, volevo fare un po' di pesi in palestra. È incredibile, sto diventando flaccida, guarda qui. Luan, scusa, ti posso dire una cosa? Dipende, cosa? I muscoli in una donna non vanno bene, non sono poi tanto sexy. No, pensi di no? Sì, non ti offendere, non vanno bene. Cercherò di ricordarmelo, non preoccuparti. Senti, per caso, tu sai dove è ricoverata la madre di Marcos? Perché me lo chiedi?
No, solo perché Emanuele è andato ad aiutare il padre e io volevo andarlo a trovare. No, no, l'indirizzo non lo conosco. Però mi ricordo come arrivarci. Se vuoi ti faccio una piantina. Sì, ottima idea. Da. È más o menos... Ah, sì. Bianca, Bianca, indovina un po' chi mi ha invitata agli allenamenti? Lascia perdere, non serve che ti sforzi. Pablo Bustamante, il più carino di tutta la scuola. E ovviamente ci vado. Sì, lo so a che cosa stai pensando. Fino a ieri ero innamoratissima di Francisco, il famoso amico invisibile. E ora invece sono pazza di Pablo. Beh, ma che vuoi farci? L'amore è così, va e viene. Va bene, io vado. Lola. No, no, niente prediche, mi bastano già quelli di mia sorella. Quindi... Lola! Che c'è? È vero che vai a vedere l'allenamento? Sì, vengo anch'io. Davvero? A fare cosa? A vedere Guido. Perfetto. Vieni con me, perfetto. Sì, andiamo. Andiamo insieme. E tua sorella come sta? Bene. Oggi va a casa. A casa? Ma non ha litigato con i tuoi? Sì, ma credo che dopo la storia della sbronza si sia un po' spaventata. A casa starà tranquilla. Tu non andavi al centro sportivo? No, il pulmino era già partito. Ma ragazze, che facciamo? Io devo aspettare Mia che è andata dal parrucchiere, perché poi andiamo all'orfanotrofio. Ti ha detto una bugia, è andata alla clinica dove è ricoverata la madre di Marcos. Volevo andarci anch'io, ma Marcos me l'ha proibito. Ah, che ma... c'entra Mia con la mamma di Marcos? Non lo so, credo che Manuel dovesse aiutare il papà di Marcos. Ah, che carino, Manuel. Sacrifica il sabato mattina per aiutare subito i genitori di un amico. E cerca di dormire tranquilla. E domani, prima che ti svegli, sarò già lì con te per accompagnarti, te lo prometto. No, ferma! Che c'è? Ma dove stai andando? In clinica a cercare Manuele. No, no, non puoi andarci. E tu chi sei per dirmi che non posso andarci? No, perché Marcos mi ha detto che Manuele stava pochissimo in ospedale. Poi sarebbe andato subito al campo. Bene, allora se mi sbrigo lo raggiungo e lo accompagno. No, no, e poi anche io devo andare subito al campo sportivo. Accompagnami. E a me che importa? Vacci da sola, no? Dopo io e te dobbiamo andare insieme all'orfanotrofio. No, 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 quella è una cosa diversa. Non ha niente a che fare con l'amicizia. E poi Ottavio non vuole che andiamo senza avvisare. Ok, dai, dai. Chi se ne importa di quello che dice Ottavio? Dai, sali, forza, sali, sali. Signore, ci porti al campo sportivo della scuola Elite Way? No, no, le dico al io dove andare, sì. Al campo sportivo della Elite Way, sì, no. Bravo. Mi ha lasciato a me il comando, quindi per adesso sono io quella che decide. Per me sarebbe meglio aspettarla, signor generale. No, 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 non credo proprio. Va a fare il tuo dovere. No. Uno e due. Tre e quattro. Uno, due, tre, quattro e cinque. Ma cosa? Dammela! Che cosa fate? Sembrate delle femminucce. Abbiamo appena cominciato, su. A me la palla, forza. Tutti ai vostri posti. Ma dove vai? Non lo vedi che Manuel non c'è? Sì, lo vedo, ma devo solo chiedere una cosa a Marco. No, no, ferma, Marizia, io me ne vado, aspetta. Non ci posso credere, è fuori di testa. Andiamo, andiamo. Vada dove dico io, parta. Fallo! Brass, devo parlare con Marco su un momento. No, non puoi interrompere la partita, Spirito, no. Spirito, esci fuori dal campo, subito! Ah! Dai! Ma stupido! Ma che fai? Ma che vuoi? Sei partita, Spirito, sei impazzita! Dammi la palla, esci dal campo! Dammi la palla, eccola! Che dov'è fai? Manuel? Eh? Dov'è Manuel? Non lo so, perché lo chiede a me? Va bene, è andato in ospedale con Sabrina. E con Sabrina? No, all'ospedale no. No, ma che succede? Bene, basta. Sei proprio uno stupido. Butti fuori dal campo. Basta, fuori dal campo sono qua. Sei una femminuccia, metti tu e va a fare la ballerina, idiota. Fuori di qui, ora basta, avanti. Ma perché? Perché? Scusi. Muoviti, esci. È tutta colpa di quell'idiota. Però hai visto che fortuna ha avuto Matteo a partire e a trovare subito lavoro come modello? Sì. Una fortuna, sì. Sì, beato lui. Come si chiamava questo ragazzo che è venuto a cercarmi? Leo. Leo. Si chiama Leo. Ma tu ti ricordi se era alto, magro, carino? Com'era? Era così. Ti ha lasciato una foto? Sì, per vedere se ti ricordavi di lui. No. No? No, a dire il vero no. Ma non fa niente, è molto carino. No, non ti fa ha lasciato niente. Il numero di telefono? Eccolo. Ah? Che brava! A questo punto lo potrei chiamare. Gli ingressi alla spa.
Ah, Feli, tu sei un genio. Sei davvero bene, un genio. Bene, sono contenta per beh, te. Beh, domani me ne andrò alla spa e diventerò senti bellissima. Cosa mi è venuto in mente. Tu vai alla spa, ti fai i massaggi e poi esci con Tomas tutta profumata e con la pelle liscia. Sei davvero bella. Peccato non basti a nascondere quanto sei perfida. No, 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 perché con Tomas è finita. Il fatto è che ci ho parlato ieri sera e mi sono resa conto che è un ragazzino viziato. Però potrei tirarmi a lucido per questo ragazzo, no? Ma... se lo merita di più. Nemmeno ti ricordi di lui. Beh, questo non è un problema perché potrei sempre fargli credere il contrario, tu che ne dici? Bene, allora adesso vediamo. Pronto? Pronto, Leo? Sì, sono io, Sol Rivarola. Come stai? Ma certo che mi ricordo di te, come potrei dimenticarmi? Sì. Ma insomma, mi lasci? Va bene, ti lascio, ma guai a te se interrompi di nuovo la partita, è chiaro? Devo fare una domanda a Marco, se niente allora di più. Allora non mi sono spiegato bene, Sperito. Tu riprovaci e io ti metto in punizione. D'accordo. Juan, sono Maritza, ascoltami. Luan è lì con te? No, vai a cercarla, sbrigati. Sì, forza, va a cercarla. Ah, ti prego, sbrigati, se non trovo l'indirizzo esatto, Mia scoprirà tutto. Ehi, bellezza, che cos'hai? Niente, niente, devo avere qualcosa nell'occhio, non lo so. No, no, tu stai piangendo, che succede? Perché stai così? La mia amica mi ha tradito. Chi? Che cosa ha fatto? Lola, abbiamo rubato dei temi e lei doveva farmi da palo mentre io li rimettevo a posto. Invece non lo so, mi ha lasciata sola. Ah, vabbè. Dai, Bianca, non prendertela così. Non è successo niente. Sì, invece, perché Blas mi ha scoperto e chiamerà mia madre, capisci? Ho paura perché mi farà meno, me la farà certo. pagare. Va bene, però anche tu non potevi pensarci prima, no? Per favore, Rocco, Rocco, aiutami, ti prego, non voglio vedere mia madre, ti prego, aiutami, aiutami. Dai, 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 adesso calmati e dimmi che cosa vuoi che faccia. Salve, lei è il papà di Marcos, vero? Sì. Piacere, come sta? Tutto bene? Bene, ma tu che sei? Sono Mia Colucci, una compagna di scuola di suo figlio Marcos. E volevo solo sapere se c'era Manuel, mi hanno detto che stamattina veniva qui ma da lei. Ma come? Sei una compagna dei ragazzi, non ti hanno detto niente? Che cosa mi dovevano dire? Niente, che era tutta una bugia. Che? Sembra che Manuel dovesse uscire con una ragazza e allora Marcos mi ha chiesto il favore di coprirlo. Lo so. Penserei che alla mia età non dovrei farlo. Ma mi piace aiutare i ragazzi quando posso. Pronto, Juan? Eh? Come non l'hai trovata? Non può essere sparita. Luan sta... va bene, grazie. No, no, Mia mi uccide, ucciderà Manuel, ci ammazzerà tutti, non posso crederci. Ciao, e voi che cosa siamo fate venuti qui a vedere i ragazzi? Come? Quali ragazzi? Ciao ragazzi, ciao. Bellezza. Ferma, buona, sì, è stata una bellissima idea, ma adesso resti qui che con vuoi, me. Maritza, mia sorella ti ha chiesto no, di seguirmi. No, non tua sorella, l'ultima volta che ti ho visto eri ubriaca, quindi ora resti qui. Ma falla finita. Ma vieni qui! Marcos, devi chiamare subito tuo padre. Mio padre? Perché? Sì, perché Mia sta andando da lui. Deve dirle che Manuel è lì con lui. Ecco, tu intanto chiama, ci inviteremo qualcosa. Sì. L'importante è che le dica che Manuel è lì. Hai capito? Insomma, vediamo. Dai, intanto chiamalo, sbrigati. Pronto? Abbiamo appena iniziato. Ciao papà. Paloma, senti scusami ma non posso, mi chiamano, ci stiamo allenando. Ci vediamo dopo, ti chiamo io, ciao. Io, Manuela Aguirre, con una mano sul cuore, ti giuro che non ti tradirò mai. Odio, odio quando Maritza non mi risponde al telefono. Finisce che prima o poi glielo tolgo quel cellulare. La lascio senza telefono. Sarà scarico come è successo a te stanotte. Ah, dai, racconta, dimmi com'è andata con Colucci. Male, male, come vuoi che sia andata. Figurati, tutto storto, come sempre. Sì, ti capisco, lo so, non è facile la vita per una donna sola.
Oh, che bello. Non sai quanto sono contenta di averti vicina, Hilda. Sai, ti giuro che mi piacerebbe da morire che tu fossi davvero mia madre. Sì, ma se fossi tua madre ti obbligherei a raccontarmi tutto quello che riguarda Colucci. No, no, non ti perdi niente. E non parlarmene più. Guarda, non voglio vederlo mai più in vita mia. No, già aperto il ciano. No, no, vado io a stare. Oh, ma sei elettrica, tesoro. Sarà per questo che sei sempre così in forma. Ma che cosa vuole quest'uomo da me? Lei mi sta perseguitando, lo ammetta, Colucci, lei mi perseguita. No, le ho portato un regalo. Ah, ora torno, vado a prendere un vaso. Ma è possibile? Colucci, in effetti questo è il regalo meno romantico che abbia mai ricevuto. Comunque, la ringrazio. In effetti io con la macchina sono un vero e proprio disastro. Sa cosa penso? Queste sono cose da uomini, signora. A quanto pare mi sono sbagliata. Allora questo significa che la macchina è riparata. Assolutamente, ho pensato a tutto io. Gomma sostituita, auto riverniciata, tutto come nuovo. Bene, e come va la sua schiena? Meglio, ho riposato bene questa notte. Bene. Ecco fatto, arrivederci. No, no, aspetti, Colucci, aspetti. Ma se la macchina, diciamo, è a posto, perché non mi portate a fare un giro? È così triste la vita di noi vecchi, sempre chiusi in casa. Ecco, si fermi pure qui, grazie. Grazie. Dai, scendi. Manuel! Manuel! Ma che ci fate qui? Che succede? Siamo venuti a salvarti. Perché? Da cosa? Mia sa che il padre di Marcos ha mentito per farti venire qui con una ragazza. Ma scusa, com'è possibile? Ah, perché non ringrazi il tuo amichetto? Beh, dovevo dirglielo per forza. C'era Erede che mi prestava. Marcos, quindi... ma sei cretino. No, come no, ti viene in mente? Ma non come hai potuto farlo? Come e tu saresti mio amico? Mia sarebbe andata a parlare io con mio padre. Visto, questo è perché voi non ci sapete fare con le ragazze. Te l'avevo detto, sei un idiota, Marcos. Sei davvero un idiota, te l'avevo detto. E ora sentiamo, che faccio adesso? Che faccio? Non lo so, ma non dire la verità perché non ti crederebbe, Manuel. Ma io non voglio mentire a Mia. A quanto pare l'hai già fatto. Va bene, ma... Non capisco, io non le ho mentito. E nascondere la verità, come lo chiami, Manuel? Va bene, adesso basta, dobbiamo trovare una soluzione. Questa è proprio una scemenza, non esitiamo. Non è una scemenza, come si vede che siete uomini. La sai una cosa? Ti aiuto ancora una volta, ma questa è l'ultima, sei avvisato, eh? È l'ultima volta. Che razza strana i maschi. Pronto? Pronto, Mia, sono Maritza. Hai parlato con il papà di Marcos? Sì, e non puoi neanche immaginare quello che mi ha detto. Non ti preoccupare, so quello che ti ha detto, gliel'ho chiesto io. Cosa? Sì, hai capito bene. Stamattina ho allontanato Manuel dalla scuola con una scusa, perché volevo farti uno scherzo. Maritza, perché hai fatto una cosa del genere? Facciamo anche parte dello stesso gruppo. Insomma, perché mi hai fatto questa cattiveria? Non posso crederci. Perché tu non ti sei fidata di me. Io ho rischiato grosso, ho rubato il registratore perché non scoprissero i tuoi segreti e tu hai dubitato di me. Sì, ma per questo ti ho chiesto scusa, ti ho ringraziato, Maritza, ti ho anche fatto un regalo. Va bene, vuoi sapere dov'è Manuel, sì o no? Sì, dimmi dov'è perché altrimenti ti ammazzo, giuro che ti ammazzo. Va bene, stai calma, è andato all'orfanotrofio, ciao. Perché lo hai fatto? Non importa perché l'ho fatto, adesso però corri subito all'orfanotrofio, altrimenti sì, Mia ti va fa bene, fuori. Va bene, vado, e dov'è? Aspetta, ho qui l'indirizzo, me l'ha segnato Luan, tieni. Bene, io vado a chiamare un taxi, sì, ok? Sì, ecco, fai qualcosa, ma vai. Che vuoi? Vai! Taxi! Ti chiedo l'ultimo favore. Cosa? Puoi aspettare che Sabrina esca dall'ospedale? Sta Sabrina. Facendo delle analisi. E, insomma, va non bene. Vorrei lasciarla va da bene, sola. D'accordo, va grazie. Bene. Grazie, però ti spiego, sii gentile sarò con gentile. Lei, sta passando un momento difficile. Un momento molto difficile, Sabrina. Perfetto, grazie va mille, bene, smettila niente. Di ripetere dai, quello Manuel. Che dico, ecco il taxi. Ti ho già detto che oggi non puoi uscire, resti qui e studi. E io ti ho già detto che non mi piace studiare di sabato, mi annoio. A me non interessa! Hai dei voti bassissimi, devi recuperare, devi dare il buon esempio. Non sei la figlia del portiere, sei la figlia del preside. Certo, la figlia del preside. Paparino ci tiene alla sua immagine. E allora perché non studi tu? Tu ora ti siedi e recuperi quei voti in un modo o nell'altro. E non voglio vederti muovere da qui, chiaro? No, non lo vedrai. Pilar, ti stavo cercando. C'è. Guarda che cosa qui. Che cosa sono? Ma come, sono gli ingressi per quella spa favolosa di cui parlava Feli, ricordi? Sì, fantastico. Aspetta, fammi vedere. No, no, dai, guarda che pelle. Dobbiamo assolutamente farci fare uno di quei trattamenti come dico io. Sì, usciremo certo. Ancora più belle forse di quello che siamo. Bene, ma io non posso venire, sono in punizione, non posso. Cosa? No. Sì, non posso. Dai, ti prego, non puoi dirmi di no. Pilar, ti prego, guarda.
Oh, senti, se potessi verrei di corsa, ma non posso, capisci? Facciamo il prossimo fine settimana, ok? No, andiamo solo un pochino, dai. Pensa cosa potremmo fare. Usciremo da lì completamente trasformate. No, ti prego, dai. No, un'oretta. Un'oretta? Sì, dai, andiamo. Non so perché lo abbia fatto, ma sua figlia stava rovistando tra i documenti dei professori. Ma è una cosa molto grave. Non può essere, sì, non è possibile. Io. Mia figlia non farebbe mai una cosa del genere. Sicuramente glielo ha chiesto qualcuno. Guardi, se c'è un complice verrà punito come sua figlia, ma quello che le voglio dire è che effettivamente... Ma scusi, perché non semplifichiamo le cose? Glielo chiedo per favore, vada a chiamare mia figlia e ci leviamo il dubbio una volta per... Va bene, la vado a chiamare, ma mi aspetti qui, torno subito. Ma sì, certo. Ciao, come stai? Ciao, tutto come bene? Stai? Sì, bene, le risposte me le danno tra 15 giorni. Dov'è Manuel? Manuel aveva un impegno urgente. Un impegno con Mia? Sì, ma non ti preoccupare, ti accompagno io a casa, ci penso io a te. Sì, va bene. Sai una cosa, meglio di no. Non mi sento bene, devo avere la pressione bassa. Sì. Mi andresti a prendere un bicchiere d'acqua? Certo, sì. Ti prego, sbrigati. Fuentes, sto cercando Bianca Delight, l'hai vista per caso? Rocco, sto parlando con te. Che succede, professore? Sto cercando una luna del secondo anno, Bianca Delight, l'hai vista? Ho capito, la conosco. Ragazza con i capelli piuttosto lunghi, no? Sì, giusto. Alta più o meno così? Un po' più alta. Così? Sì, esatto. Capelli scuri? No, quella è a Reghi. Io sto cercando la rossa. Quella con i capelli rossi? Sì, allora, l'hai vista o non l'hai vista? Sì, credo di sì. Credo che stesse andando via. Mi sembra che avesse una valigia bella grossa, come se stesse partendo per un viaggio. Come? E quando l'hai vista? Sarà un'ora fa più o meno, perché? Ci sono problemi? Sì, qui va bene. È da queste parti, almeno secondo la piantina. No, ho sbagliato. Dovevamo girare a sinistra e... Senta, per favore, faccia così, mi ascolti. Adesso giri qui a destra e... Accidenti, il telefono. Senta, mentre io rispondo, lei si guardi la piantina. Pronto? Pronto, Mia? Pronto? Ma chi parla?